Mirafiori dei Presidio, fiamci gialli dei lavoratori davanti alla porta 2 dello stabilimento per portare la nuova Gigafactory di Stellantis a Torino e rilanciare la città. C'è stato un tentato suicidio a Torino e ve ne parleremo nel corso della nostra puntata che è avvenuto proprio qui davanti. Da sabato scorso sono iniziati i saldi estivi, abbiamo raccolto le prime impressioni dei commercianti, sono emerse speranza e ottimismo. Nuovo campus didattico per l'università, ospitare i nuovi spazi dell'ex sede del quotidiano La Stampa. Ben ritrovati per una serata ancora insieme col telegiornale Monitor. Parliamo di economia questa mattina davanti agli stabilimenti Mirafiori Day, proprio gli stabilimenti di Mirafiori, una giornata organizzata dalla FIOMME dedicata per mettere al centro dell'attenzione i lavoratori come elemento importante per rilanciare tutta la città. La FIOMME scende in piazza per i Mirafiori Day, come mai? L'idea è quella intanto di mettere al centro dell'attenzione le lavoratrici e i lavoratori, perché si rischia che nel dibattito loro non siano presenti, quindi oggi è un giorno dedicato in particolar modo a loro. Che cos'è che abbiamo fatto? Un presidio dalle 5 del mattino fuori dalla fabbrica, abbiamo dato un volantino, abbiamo fatto le assemblee di confronto con loro, ci siamo confrontati e abbiamo discusso. Cosa dicono i lavoratori? I lavoratori dicono cose di buon senso, cioè sono 14 anni che facciamo cassa integrazione, di professione non vogliamo fare i cassa integrati ma gli operai, vogliamo produrre le automobili, quindi chiediamo che Stellantis dica che cosa ha intenzione di fare nello stabilimento di Mirafiori e in quello della Maserati nella città di Torino. Poi capiscono che effettivamente la partita dell'elettrico è importante, quindi condividono l'impostazione del sindacato di fare una battaglia per portare la fabbrica di batterie a Torino. Stellantis ne deve fare una terza, la deve costruire. Noi stiamo dicendo venire a Torino perché abbiamo gli spazi. Dentro Mirafiori, 3 milioni di metri quadrati, di cui la metà inutilizzati, lo spazio per la fabbrica di batterie c'è. Questo permetterebbe di contenere i costi rispetto alla movimentazione, questo permetterebbe di attirare nuove produzioni di autovetture e di conseguenza rilanciare la città di Torino. Il senso della giornata è concentrato proprio questo, rilanciare Torino, rilanciare l'industria dell'auto, creare nuova occupazione. Al centro dell'attenzione anche la Gigafactory, il tema Gigafactory, cos'è? Sì, noi appunto stiamo stimolando la politica e la politica comunque ha fatto trasversalmente qua a Torino un comitato, oggi c'erano due rappresentanti a parlare, Lepri e Porchietto, perché la politica e i parlamentari si sono effettivamente anche loro resi conto che per rilanciare Torino bisogna ripartire da ciò che abbiamo, cioè la nostra potente industria, quella dell'auto, e fare una battaglia insieme per la Gigafactory. Aspetteremo l'8, che cosa succede? Non ci aspettiamo grosse evoluzioni rispetto a quello che dirà Stellantis. I prossimi passi saranno quello di continuare questo dibattito e poi a settembre immaginare altre iniziative a supporto di questa idea centrale. Adesso continuiamo con una notizia di cronaca, nel sommario l'abbiamo detto, ma in realtà non è esattamente così, o perlomeno non ci piace raccontare queste notizie in questo modo. Quello che noi vogliamo mostrarvi è quello che è successo davanti alla nostra redazione, diciamo nel primo pomeriggio. C'è stata una donna che si è trovata, era in acqua lungo la Dora, spinta dalla corrente, è stata salvata da un uomo che si trovava proprio dove vedete adesso, in questo marciapiede accanto alla Dora, è stata
tratta in salvo, e dopodiché sono arrivate le forze dell'ordine, vedete anche i vigili del fuoco, insomma c'è stata una bella partecipazione di persone proprio per dare una mano a questa signora che era nel fiume. Naturalmente non sappiamo esattamente tutte le motivazioni, la voce insomma, che circolava era che potesse anche essere un caso di suicidio, non ne abbiamo la certezza, e devo dire anche in questo caso, pur da giornalisti, diciamo, non è questo il punto principale. Il punto principale è che vi possiamo rassicurare sul fatto che le condizioni di salute della signora sembravano tutto sommato buone, perché è subito ripreso a respirare, soccorsa dalle forze dell'ordine e dai vigili del fuoco. Quindi insomma comunque una storia comunque che ci ha scosso un po' tutti in redazione e che però è andata a buon fine, quindi ci sembrava giusto condividerlo con i nostri ascoltatori. Invece c'è un'altra storia che non è andata a buon fine purtroppo. E un escursionista 69enne di Fossano, che era disperso da sabato in provincia di Cuneo, è stato ritrovato senza vita nel primo pomeriggio dai tecnici del soccorso alpino del Piemonte. Inizialmente le operazioni si sono concentrate in Valistura, dove i familiari credevano si fosse diretto. In seguito tuttavia la sua automobile è stata ritrovata alle terme di Valdieri in Valle Gesso, dove si sono spostate quindi le ricerche. Dopo la prima giornata, le ricerche che non avevano dato esito, questa mattina all'alba sono riprese le operazioni con 25 tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese, vigili del fuoco, quale finanza, carabinieri. Sull'elicottero sono stati imbarcati i tecnici del soccorso alpino per il trasporto in quota per perlustrare i versanti. Purtroppo alla fine la salma è stata individuata durante un sorvolo in un canalone alla base della Rocca della Paura, da cui è presumibilmente precipitato, e così poi appunto si sono occupati del recupero del cadavere. Adesso parliamo della situazione contagi, coronavirus. Fortunatamente, come ormai accade da circa una settimana, non sono state registrate nuove vittime neppure nelle ultime ore. I nuovi casi positivi sono ancora diminuiti a 15, di questi 7 sono asintomatici. Continua a diminuire anche la pressione ospedaliera, con 2 ricoveri in meno in terapia intensiva, 11 in meno negli altri reparti. E torna a diminuire anche le persone in isolamento. Per quello che riguarda invece la campagna vaccini, cerchiamo anche di fare il punto, perché ci sono state molte notizie che si sono avvicendate, e ecco, da oggi è possibile modificare la propria data di convocazione per il vaccino in caso di necessità per motivi di salute, lavoro, studio o viaggio. La modifica sarà possibile sia per la data della prima dose sia per la data della seconda dose, e naturalmente all'interno del periodo previsto e che è necessario perché l'intervallo tra le due dosi faccia l'effetto desiderato dal punto di vista medico. Sarà poi possibile anticipare o posticipare in base quindi ai posti disponibili. E inoltre il 92% dei piemontesi con più di 50 anni, tra quelli che hanno espresso la volontà di essere vaccinati, ha già ricevuto almeno una dose. Più in dettaglio, tra coloro che hanno deciso di aderire alla campagna, c'è stata somministrata almeno una dose al 94,11% dei piemontesi over 80. 96,11% dei settantenni e poi via via fino al 58,8% di coloro che hanno tra i 16 e i 29 anni e hanno aderito alla campagna vaccinale. Adesso voltiamo pagina e parliamo di economia. Lo sapete, ormai da qualche ora sono partiti i saldi, i primi giorni di saldi estivi in un anno indubbiamente estremamente difficile per tutti, compresi per i commercianti, e sabato la stagione è partita anche a Torino. Allora Stefano Pane è andato un po' a sentire tra i commercianti qual era il clima, quali sono le previsioni. Sentiamo. Anche a Torino sono iniziati i saldi estivi, siamo andati nelle vie dello shopping per sentire dalla voce dei commercianti come sia stato questo inizio e quali siano le aspettative. Sentiamo. Per adesso è un flop, non c'è molta gente, anche se il tempo lo permette, perché non fa caldissimo. Ci aspettavamo molto di più, onestamente, però vabbè, quello che passa, il commento, quello prendiamo. Tutto tranquillo, bene, bene. Bene, abbiamo iniziato a lavorare stamattina discretamente, come le prime ore di saldi. La giornata è lunga, vediamo stasera cosa succede. Sono appena iniziati i saldi qua da noi e aspettiamo, vediamo se c'è un po' di movimento in via Garibaldi e speriamo in bene, visto il momento che abbiamo vissuto, il periodo passato vissuto, speriamo di lavorare tanto. Le aspettative, le prospettive quali sono? Secondo me un 30% in meno dell'anno scorso, che già era un 50% in meno a un anno normale. Speriamo di recuperare tanto. Speriamo di recuperare tutto il tempo perso anche dell'anno scorso, insomma. Speriamo in bene. Speriamo di fare circa un 50% in più del normale. Queste le nostre aspettative. Lavorare è un futuro migliore.
per tutti, visto che il momento è stato molto molto difficile. L'affluenza come va? E adesso è ancora presto, la mattina presto è sempre un pochino più tranquillo, poi verso pranzo c'era un boom. Diciamo che siamo un 30% in più degli altri giorni, per essere l'orario della mattina. Budget di spesa finora? Sui centinaio d'euro, la base di spesa per la pelletteria, ma con un 30% di sconto, perciò parliamo di capi da 200 euro. Tempo anche di viaggi, speriamo piano piano che si riprenda sia a viaggi che arrivano in Piemonte e sia viaggi che si muovono sugli altri territori, magari partendo dal Piemonte. Allora c'è anche un nuovo volo, è stato annunciato dall'aeroporto di Cuneo a Palermo, sperando che ci sia uno scambio tra visitatori in Italia. Sentiamo. Buone notizie per chi ama viaggiare in aereo dalla provincia Granda. La compagnia Ryanair ha annunciato una nuova rotta nazionale che collega Cuneo e Palermo, operativa due volte a settimana a partire da sabato 3 luglio. I passeggeri in partenza dalle Valdigi, quindi, oltre a poter prenotare un viaggio verso le destinazioni nazionali di Bari e Cagliari, da ora potranno volare anche verso la Sicilia, con tariffe vantaggiose di mercato e con la possibilità di usufruire dell'offerta zero supplemento cambio volo, nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche. Chiara Ravara, Head of Sales e Marketing Ryanair, ha espresso la soddisfazione della compagnia aerea. Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi e con la stagione estiva alle porte, siamo lieti di annunciare una nuova rotta nazionale che collega Cuneo e Palermo, ha dichiarato la manager. I nostri clienti possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di dicembre 2021 e pagando solo l'eventuale differenza di prezzo tra il volo originale e il nuovo volo. Anna Milanese, direttore generale aeroporto di Cuneo, ha ringraziato la compagnia aerea per la fiducia riposta. Grazie a Ryanair, che ripone fiducia nel nostro aeroporto e amplia il suo network con una nuova rotta sulla Sicilia, ha dichiarato Milanese. Le opportunità di viaggiare partendo da Cuneo quest'estate sono tante e sono di buon auspicio per la ripresa del settore. Adesso c'è la pubblicità, per entrare in studio per molte altre notizie dal nostro Piemonte. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, ancora dalla redazione di Torino. Le politiche sociali per le famiglie saranno al centro dei nuovi fondi a disposizione della regione e l'assessora al welfare Chiara Cauccino annuncia una nuova iniziativa: promuoveremo progetti per combattere l'abuso dei videogames a vantaggio dei giochi tradizionali. Una nuova iniziativa dell'assessorato al welfare della Regione Piemonte si schiera a favore della formazione e dell'educazione dei minori con nuove proposte per le famiglie. Questo è possibile grazie all'aumento della dotazione ministeriale dedicata alla Regione in attuazione delle intese relative al riparto dei fondi. Per i 45 centri per le famiglie piemontesi verrà messo a disposizione 1 milione di euro in più. Se lo scorso anno infatti ammontavano a 861.600 euro, quest'anno, a causa delle necessità procurate dall'emergenza Covid, ammontano a oltre 1.800.000 euro. Con una parte di queste risorse verranno finanziati anche il call center Mamma Bambino del volontariato vincenziano del Comune di Torino e il sostegno per le adozioni di minori sopra i 12 anni o con disabilità. In sostanza, facendo due conti, a ogni centro piemontese arriveranno svariate decine di migliaia di euro, anche se la ripartizione esatta è ancora allo studio dei tecnici. I centri per le famiglie sono servizi istituiti dalla Regione per affiancare le famiglie nel loro ruolo educativo, sociale e di cura in tutti i passaggi evolutivi del ciclo di vita, sostenendo in particolare la genitorialità a fronte di eventi critici inaspettati. Proprio in questo senso va l'iniziativa ideata e voluta dall'assessora stessa di devolvere il 10% della cifra destinata ai vari centri a progetti per promuovere e favorire i giochi tradizionali piuttosto che i videogames, che oggi vanno per la maggiore e che in taluni casi, in caso di abuso, creano veri e propri fenomeni di dipendenza.
Credo molto nel ruolo che possono svolgere i centri per le famiglie, spiega l'assessore regionale al welfare Chiara Caucino, soprattutto per quanto riguarda il sostegno alla genitorialità. Il nostro obiettivo è proprio quello di formare per il futuro cittadini migliori e questo processo deve avvenire proprio partendo dalle famiglie. Non dobbiamo dimenticarci che valori fondamentali come il rispetto per il prossimo, il rifiuto della violenza e del bullismo, il principio di legalità e del convivere civile, osservando le regole, vengono appresi ed elaborati dai più piccoli proprio entro l'adolescenza, grazie a una sana educazione da parte delle mamme e dei papà. E a proposito di socialità, anche il gioco ricopre un ruolo determinante. Nessuna crociata quindi contro i videogames, ma un incentivo al ritorno ai giochi tradizionali, sociali, manuali, che contribuiscono anch'essi ad una crescita corretta dei nostri figli, conclude Caucino. È stato firmato l'accordo di cooperazione sul tema idrogeno tra i rettori Stefano Geuna dell'Università degli Studi di Torino e Guido Saracco del Politecnico di Torino. Peraltro sono stati entrambi i nostri ospiti qui a GRP non troppo tempo fa, e in due diverse edizioni del nostro telegiornale. Le tecnologie legate all'uso dell'idrogeno potranno essere un tassello essenziale per la transizione ecologica, in modo particolare per la decarbonizzazione dei trasporti e di molti processi produttivi, con ovviamente meno inquinamento. Il ciclo dell'idrogeno prevede la sua produzione, la gestione, la logistica e l'uso in diverse applicazioni finali. Da molti anni gli atenei torinesi sono impegnati nella ricerca e nell'innovazione su questo tema. Sono ad esempio in corso studi per lo sviluppo di componenti per l'utilizzo di mobilità basata sull'idrogeno in campo automotive, ferroviario e nautico, fino alla costruzione di droni alimentati da celle a combustibile. Sono anche in corso analisi sulla convenienza economica e sull'impatto dell'uso di idrogeno, ad esempio sul sistema elettrico o per la mobilità di altro genere. Sullo scopo dell'accordo è di cooperare effettivamente su questi temi. In particolare si intende fornire un supporto alle iniziative della Regione Piemonte e della città di Torino per la costituzione di un polo nazionale per la ricerca sull'idrogeno, a cui hanno già aderito gli atenei piemontesi, alcune istituzioni e molte aziende. Ci sono in effetti molte regioni che cercheranno di avere questo polo nazionale per la ricerca sull'idrogeno, e anche il Piemonte, insomma, prova l'avventura. Rimaniamo in ambito però accademico, universitario, parlando del nuovo campus didattico. Si trova negli spazi che dal 68 al 2012 hanno ospitato la redazione e gli uffici dello storico quotidiano torinese La Stampa. Un nuovo campus didattico dell'università nell'ex sede della Stampa, rettore, un luogo simbolico per un ateneo importante. Certo, perché speriamo di poter riprendere le attività in presenza a partire dal prossimo semestre e avere degli spazi belli, accoglienti, grandi come quelli del campus di Via Marenco. Sono sicuramente un momento importante. Perché proprio in questo luogo di Torino? Allora, ovviamente il luogo è simbolico, è la sede della Stampa, dove per anni il nostro quotidiano La Stampa ha visto le proprie attività, quindi una sede che ha una storia. La formazione e l'informazione sono in larga misura due facce della stessa medaglia. Allo stesso tempo è strategico, lì ci andranno principalmente studentesse e studenti di medicina, siamo a due passi dalle molinette, dagli ospedali, e quindi oltre a essere una bellissima zona della città è anche particolarmente adatta per gli studenti del corso di laurea in medicina, che potranno così seguire le lezioni e poi seguire le attività pratiche in reparto a brevissima distanza. Di che superficie stiamo parlando? Stiamo parlando di un totale di circa 15.000 metri quadrati con aule da 250-300 posti, quindi particolarmente adatte anche ad accogliere studentesse e studenti in periodo di distanziamento, dove il distanziamento rende necessario grandi spazi. È già aperto, è già usufruibile. Perché le lezioni ormai sono finite, ma da settembre sicuramente esami e poi lezioni si svolgeranno in Via Marenco. E adesso parliamo di altri progetti torinesi, parliamo di design. C'è stata una duplice intesa: la prima è la World Design Library, cioè una biblioteca pubblica di riferimento nazionale e internazionale per l'approfondimento, lo studio e la ricerca nel campo del design e della sostenibilità ambientale. Le due cose ormai stanno, per fortuna, bisogna dire, andando molto nella stessa direzione. La seconda invece vuole arrivare a un progetto, alla realizzazione di un progetto che si chiama Turin Automotive Heritage Network, e per la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale legato all'industria dell'automotive a Torino.
Assessore, firmati due protocolli d'intesa per due progetti, uno dedicato alle librerie e un altro invece dedicato all'automotive. Cosa succede? Cosa significa? Significa che la città, nell'ambito delle attività legate alla città creativa UNESCO per il design, pone delle basi per, da un lato, un percorso di valorizzazione dell'eredità dell'industria automobilistica nella nostra città, un'eredità fatta di patrimonio materiale immateriale, e dall'altro la realizzazione sotto l'egida della World Design Organization di una biblioteca specialistica ma aperta a tutti nell'ambito della progettazione della nuova biblioteca civica centrale. Si tratta di due atti che vogliono costruire progetti continuativi e solidi nel tempo per permettere alla cultura del design della nostra città di crescere e diventare punto di riferimento in ambito nazionale e internazionale. Cosa cambia rispetto a prima? Dunque, dal 2014, anno nel quale la città di Torino è stata insignita del titolo di città creativa UNESCO per il design, abbiamo lavorato moltissimo sulla diffusione della cultura del design e soprattutto la cultura del progetto e la necessità di collegare questa, della partecipazione a questa rete internazionale molto importante e molto efficace per presentare la nostra città al mondo, di dotarlo di strumenti che permettano continuativamente nel tempo di parlare di design, di raccontare la storia della nostra città e di dare strumenti ai cittadini, ai ricercatori, alle aziende e ai professionisti di conoscenza della cultura del design del nostro territorio. Quando si inizia? Quando iniziano questi lavori? Dunque, abbiamo appena approvato questi due protocolli. La Biblioteca Mondiale del Design, la World Design Library, troverà posto all'interno della nuova Biblioteca Civica Centrale come raccolta di documentazione. Sarà un punto importante anche perché collegato al nuovo campus del design del Politecnico, che troverà spazio proprio nell'ambito della riqualificazione del progetto di Torino Esposizioni. E dall'altro invece esiste già una ricerca che racconta e ha raccolto la documentazione relativa alla storia dell'automotive della nostra città per tradurla in percorsi turistici, in percorsi di conoscenza che coinvolgano il tessuto produttivo, quindi le aziende, i loro archivi, insieme al museo dell'automobile, insieme a Turismo Torino e insieme all'ISMEL per quanto riguarda la memoria del lavoro. Alle 16:20 di oggi pomeriggio è morta Raffaella Carrà. Il nome vero era Raffaella Maria Roberta Pelloni, aveva 78 anni, è mancata nel pomeriggio in seguito a una malattia di cui nulla era trapelato. Ci sono moltissimi i messaggi di cordoglio, tra questi quelli del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha detto: sono profondamente colpito dalla sua scomparsa. Era un'artista popolare, amata, apprezzata da diverse numerose generazioni in Italia e all'estero, volto televisivo per eccellenza, ha trasmesso con la sua bravura e la sua simpatia un messaggio di eleganza, gentilezza e ottimismo, ha detto appunto Sergio Mattarella in una nota diramata dal Quirinale. E forse non tutti sanno che lei era una accanita tifosa juventina e quindi ecco il legame con il nostro Piemonte, ha voluto ricordarla proprio anche la Juventus, la vediamo in questo tweet: ciao Raffaella, dove c'è veramente uno dei volti più noti probabilmente al mondo della nostra Italia, con una maglia bianco e nera, quindi insomma in qualche modo era molto legata anche al nostro Piemonte. Nelle sue ultime disposizioni Raffaella Carrà ha chiesto una semplice bara di legno grezzo, un'urna per contenere le sue ceneri, non sono ancora noti il momento delle esequie e così, però insomma questa è la notizia di oggi pomeriggio, non era strettamente legata al nostro Piemonte ma ci sembrava giusto condividerla e comunque c'era questo legame con la Juventus. E adesso, visto che abbiamo iniziato, parliamo di sport. Domani sera l'Italia per gli europei affronterà la Spagna nelle semifinali finali di Euro 2020, la gara si disputerà a Londra, domani è anche il giorno del raduno del Torino per l'inizio della stagione 2021-2022, ritrova al Philadelphia. La prossima settimana ci sarà poi il ritiro in Val Gardena. Di tutti questi temi, ma anche di Juventus, si parlerà in Gli Europei con GRP, in diretta in presenza dalle 20:30. Tra gli ospiti di questa sera c'è anche l'ex presidente del Torino, Pierluigi Marengo. C'è molta attesa in tutta Italia per la partita di domani sera contro la Spagna a Wembley.
Chi vince andrà in finale ad Euro 2020 contro la vincente di Inghilterra-Danimarca. Mancini dovrebbe confermare quasi interamente la formazione che ha battuto il Belgio, eccetto ovviamente l'infortunato Spinazzola. Al suo posto Emerson Palmieri. Domani è anche il giorno del raduno del Torino al Philadelphia per l'inizio della stagione 2021-2022, in un clima di grande sfiducia e contestazione da parte dei tifosi. Di tutti questi argomenti si parlerà stasera agli Europei con GRP, in diretta dalle 20.30. Tra gli ospiti, l'ex presidente del Torino, l'avvocato Pierluigi Marengo. Ma si parlerà anche di Juventus in attesa di capire se Cristiano Ronaldo resterà in bianconero oppure no. Questa è l'ultima notizia, allora appuntamento con lo sport e poi con tutti gli altri programmi di GRP. A voi tutti, buon proseguimento.